Buongiorno e bentornati, amici di Due Ruote, al nostro TG. Adrenalina questa settimana con una sfida rovente e infuocata. Sul nostro rettilineo di Vairano si sono sfidate in una drag race le 6 Hypernaked che stanno monopolizzando il mercato, ovvero Aprilia, BMW, Ducati, Kawasaki, KTM e Triumph. Qui vi regaliamo solo qualche frammento della gara, ma se volete scoprire chi è stata la più veloce, andate a vedere il video integrale che abbiamo pubblicato su tutti i nostri canali. Tornando a potenze più umane, siamo saliti con Pino Mottola in sella a una delle moto più intelligenti e vendute del mercato, la Honda NC750X. Anche oggi chiude la puntata Marco Gentili con una notizia davvero scioccante. A Parigi, dal 2022, anche le moto pagheranno il parcheggio su strada. Drag Race 2021, finalmente ci siamo. Anche quest'anno abbiamo raccolto sul nostro circuito di Vairano le Hypernaked più performanti e potenti dell'anno. Stiamo per scatenarle una contro l'altra fino a 400 metri e anche fino ai 1000 quest'anno per vedere quale sarà la vincitrice della stagione. Abbiamo raccolto le 6 moto rappresentative dell'anno in 2 gironi da 3 che si scontreranno per far emergere 4 semifinaliste che porteranno quindi a 2 semifinali e la finale che decreterà il vincitore dell'anno. Quindi abbiamo il girone A composto da Ducati, KTM e Triumph e il girone B composto da Aprilia, BMW e Kawasaki. Quindi stiamo per scagliarle, state con noi e vediamo chi vince. Per lei la gente non si è mai strappata i capelli, lei non ha mai voluto apparire ad ogni costo, anzi, da vera regina dell'understatement, non ha mai sventolato i suoi risultati, anche quando c'era più di un motivo per stappare lo champagne visti i grandi successi commerciali. Lei è la nuova Honda NC750X, rivista per il 2021 con un unico grande obiettivo, rimanere al vertice delle classifiche di vendita. Fin dal suo arrivo nel 2012 è sempre stata una moto molto apprezzata dagli italiani e anche lo scorso anno, nel 2020, è stata la sesta moto più venduta in tutto lo stivale. Ha sempre scelto una strada controcorrente, non si è mai fatta ammaliare dalle sirene delle prestazioni e ha puntato tutto e sempre sulla praticità di utilizzo e sulla funzionalità. Per il 2021 la NC750X fa un passo avanti deciso e lo fa in tutte le aree. A cominciare dalla linea, ora più matura. Ha un design rivisto grazie alla carena a doppio strato e alla illuminazione full LED. C'è poi un nuovo parabrezza, la nuova strumentazione LCD multifunzione e il solito unico apprezzatissimo marchio di fabbrica. Il vano anteriore portacasco, ora più grande, passa da 22 a 23 litri e compresa USB di tipo C di ricarica, un optional molto utile. Ma per il 2021 la NC non cambia solo il vestito, perché si è rifatta anche sotto pelle, cioè nel motore, nella ciclistica e nell'elettronica. Ora Euro 5, il suo twin parallelo con bancata dei cilindri ribaltata di 62 gradi e corsa lunga ha 3,6 cavalli in più, ora 58,6. Gira 600 giri più in alto, arrivando a 7000 e pesa 1,2 kg in meno. Novità anche nella trasmissione, con frizione antisaltellamento e differenti rapporti al cambio, con prima, seconda e terza più corte per avere più spunto e quarta, quinta e sesta più lunghe per viaggiare più rilassati, a tutto vantaggio dei consumi. Da sempre un plus dell'NC, che dichiara 28,3 km con un litro. Lato elettronico c'è il comando del gas throttle by wire, che offre 4 riding mode, 3 predefiniti, sport, standard, rain e uno personalizzabile, dove si può regolare manualmente erogazione della potenza, freno motore e controllo di trazione, che è regolabile su 3 livelli e disinseribile proprio in mappa user. Il telaio a diamante è ora tubi in acciaio di diverso spessore e pesa 1,8 kg in meno. Scende anche l'altezza sella da 830 a 800 mm, quindi 30 mm in meno, e scende anche il peso. Con il pieno di benzina infatti la NC pesa 6 kg in meno, 214 kg e 224 con cambio DCT. Ma in casa Honda la sigla NC fa ormai il paio con un altro acronimo, DCT, Dual Clutch Transmission, cioè il sistema a doppia frizione che elimina le leve di cambio e frizione.
si può cambiare sia in modo automatico con 4 diversi programmi di gestione della cambiata, sia manualmente tramite le palette sul lato sinistro del manubrio. Per chi pensa che questo sistema di cambiata non sia abbastanza maschio, c'è da sottolineare come negli ultimi anni oltre il 50% di acquirenti di Honda NC750X l'abbia scelta proprio con questo tipo di trasmissione. Ma la bontà del DCT è evidenziata anche da un altro dato. Dal 2010 infatti nella sola Europa sono stati venduti oltre 140.000 veicoli Honda con questo tipo di equipaggiamento. Ve lo diciamo subito, l'abbiamo guidata solo in versione DCT. A Roma si direbbe che la NC750X con questo cambio è davvero a morte sua. E in effetti è così, anche perché il doppio frizione Honda ha un funzionamento così immediato e fluido che se ne apprezzano subito le innate qualità. Nel quotidiano la mappa standard è quella più azzeccata, perché ha il giusto mix di risposta del gas, freno motore e controllo di trazione. Le cambiate avvengono senza spingere i contagiri nella zona alta e sono così fluide da essere quasi inavvertibili. Che lavoro che fa il DCT! Quando si sceglie la mappa sport per forzare il ritmo, la gestione delle cambiate segue il passo, sia a salire che a scalare, e in più c'è maggiore freno motore. Più guidi e più ti rendi conto di quanto sia intelligente. Tra l'altro, cosa furba, in qualsiasi mappatura, rovesciando la manopola del gas, il motore mette a disposizione tutta la sua potenza. In più, intervenendo sulla mappa user, è possibile customizzare il riding mode. Dopo aver guidato la NC per 230 km su tutti i tipi di strada tra Lazio e Toscana, non ci sono dubbi. La X continua a essere un mostro di razionalità. Non vuole stupire con effetti speciali, ma punta tutto sulla sostanza. Può essere una viaggiatrice, a patto di montare il plex maggiorato, perché ha una sella che non stanca mai, perché il suo motore è instancabile e perché a 130 all'ora indicati il Twin si piazza lì, sornione, sui 4.000 giri. Può essere una commuter quotidiana, perché la praticità è il suo punto di forza, perché il vano anteriore si utilizza come il sottosella di uno scooter e perché i consumi irrisori significano un gran risparmio a fine mese. Può essere poi una nave scuola, ma può essere anche la moto per tornare al grande amore. È in grado di mettere a proprio agio chiunque, ma allo stesso tempo permette di togliersi anche qualche soddisfazione nel guidato. Un altro plus, la facilità. Ora si guida davvero dentro la moto, tutto è più compatto. L'abbassamento della sella l'ha resa ancora più accessibile. La moto è più bassa perché l'escursione delle sospensioni è diminuita di 30 mm e a guadagnarne è anche il comfort di marcia, grazie ai minori trasferimenti di carico. L'NC ha una cordatura generale invidiabile e la capacità di assecondare chi la guida deriva anche dal motore. La bancata dei cilindri ribaltati in avanti ne abbassa il baricentro. La curva di erogazione, molto lineare, fa il resto. Ora il Twin è più brillante, dà la sensazione di essere più svelto. È un motore che si gusta tutto quello della NCX e anche se ha guadagnato qualche centinaio di giri, il suo plus rimane la coppia ai medio-bassi. Questa X è una moto che si guida senza guardare troppo il contagiri. È una scaccia pensieri. Le sospensioni sono accordate al carattere della moto. Hanno una taratura tendente al soft, ma comunque sostenuta. La forcella Showa accoppia bene buche e avvallamenti, mentre soffre un po' di più le buchette ravvicinate ad alta velocità, risultando un po' secca. Ok anche la frenata. Sì, ci potrebbe stare un disco in più all'anteriore, ma onestamente può vivere anche così. A livello costruttivo, beh, è una Honda. I blocchetti elettrici, così come la qualità dei carter, è elevata. Si sarebbe potuto dedicare solo un po' più di cura alle saldature del telaio a vista, nella zona del motore, ma forse stiamo andando a cercare il telo nell'uovo. Disponibile in 4 colori, nero, bianco, blu e rosso, per avere la NC si parte da 8.490 euro franco concessionario, a cui è necessario aggiungere 1.000 euro per la versione con cambio DCT. È disponibile anche nelle più ricche versioni Urban e Travel, oltre che in versione depotenziata per patente A2. Insomma, per il 2021 la crossover Honda pare avere ancora più frecce al proprio arco. E se già negli anni passati era stata capace di affermarsi in maniera naturale, ora la strada per il successo pare essere davvero spianata. Non ci resta che attendere. Negli anni ci siamo sempre sentiti dire la stessa cosa, ovvero che le moto inquinano meno rispetto alle auto e in città sono più snelle nel traffico e occupano meno spazio nei parcheggi. Ebbene, questa vulgata popolare d'ora in poi incomincia ad avere una diversa percezione in alcune città grandi europee. In particolare è quello che sta accadendo in questi mesi a Parigi. Nel nuovo piano del traffico della capitale francese, che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, infatti è prevista un'autentica rivoluzione che andrà a toccare anche quella che è la circolazione di moto e scooter, che sono una parte fondamentale del traffico della capitale francese, appunto. Oltre all'introduzione delle zone 30, in cui quindi non si potrà circolare a più di 30 km orari in tutto il centro cittadino, l'amministrazione comunale sta infatti valutando la possibilità di far pagare addirittura il parcheggio a moto e scooter parcheggiate su strada. Per moto e scooter è prevista una tariffa di 3 euro se parcheggiano nelle zone più centrali o di 2 euro nelle zone più periferiche. Gli unici veicoli ad essere ancora esentati dal pagamento del parcheggio saranno quelli ad alimentazione elettrica.
E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non dimenticate, come sempre, di lasciare un like e un commento qui sotto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di passare in edicola ad acquistare due ruote.